Perdonatemi l'assenza, ma purtroppo non mi è sempre possibile trovare del tempo per registrare qualche video per il canale. Quando ci riesco però, e quindi durante il weekend, quando non ho troppi impegni, mi siedo qua sulla mia sedia e mi dedico a quello che sta diventando più di un hobby, più di un passatempo, dato che ormai lo portiamo avanti da tanto. Tutto questo per farvi capire che non è che non voglia farlo, è che a volte non riesco. In tantissimi mi chiedete, fai più di due partite d'episodio, fai quattro video a settimana. Ma ragazzi, non sempre è possibile, non sono in quella condizione di vita da potermi permettere di fare più di quello che sto facendo per il canale. Quindi perdonatemi se non sono sempre costante, perdonatemi se il canale non è più attivo come una volta, ma bisogna fare delle scelte durante un percorso di vita e penso che prima o poi ce ne accorgeremo tutti. Lasciando stare tutte queste cose un po' più serie, passiamo a quello che ci piace di più e quindi dedicarci unicamente ai nostri 10-15 minuti di divertimento, di ludicità. Eccolo qua, la partita contro il Chelsea, la partita contro Antonio Conte. Vi chiedo solamente di sostenermi con tantissimi mi piace qui sotto e tantissimi commenti perché già non riesco a sfornare tanti video. Se poi voi non mi date quella carica in più che mi serve, YouTube mi mette anche un attimino i bastoni tra le ruote e il video non arriva a tutti e diventa brutto tutto questo che stiamo facendo. Quindi a voi non costa niente, per me è tantissimo. Abbiamo avuto una brutta sconfitta contro l'Ajax e quindi siamo rimasti un pochino indietro in classifica. Dobbiamo cercare di recuperare oggi. Direi di fare solamente un cambio. Gosta è stanco e quindi gioca il nostro angelo, Angel Gomez, che paradossalmente è uno degli uomini più forti che abbiamo nell'intera rosa. Ah, la neve. Che brutta cosa. Non riesco mai a concentrarmi con delle condizioni climatiche avverse, soprattutto perché la palla va più veloce. È strano giocare sulla neve. E poi non lo so. Cos'è questa luce? Perché tutte le partite di Champions abbiamo questo brutto giallino? Voglio un giallo acceso come quello della mia maglia. Harry Kane, il capitano, gioca il suo primo pallone all'indietro. La recuperiamo con Weigl che va dentro così da Angel Gomez. Attenzione, Angel Gomez vuole puntare la porta. Serie di finte, doppio finte. Eden Hazard che sposta velocissimo il pallone, poi gliela tocchiamo. E adesso vorrà farci male, un po' come ha fatto all'andata, anche se siamo poi riusciti a portare a casa il bottino finale. Attenzione perché Angel Gomez la dà dentro al capitano Harry Kane così in uscita su Courtois. È brutto fallo, non ci siamo fermati, ma no, il cartellino, direttore, mi sembra eccessivo. Non c'è niente di che, non è stato fatto in malafede, lui è uscito, noi ci siamo andati. Harry Kane spalla la porta, ancora dentro così, per Sané. Attenzione, adesso è stato messo giù Harry Kane e non, nessuno dice niente. C'è anche il Gomez, Bakayoko. Stiamo guardando di poter mettere Harry Kane capitano perché è tagliafiche, questa cosa mi dà fastidio. Con le mani la mettiamo giù, da Hood la può mettere in mezzo ancora per Harry Kane. Guerreiro, dentro così, anche il Gomez si gira in un fazzoletto e poi dentro, bellissima, dietro David Luiz, ancora Harry Kane che becca il palo e poi non riusciamo a buttarla dentro a porta vuota, la prima occasione, eccola qua, palo, sta arrivando Sadio, la mette giù con il petto, poi la mette dentro così, bellissimo, siamo alti e la palla va più alta. Siamo partiti con il giusto appiglio e questa deve essere una partita maschia in cui ci si picchia, in cui si lotta e si porta via la pelle, si porta avanti e cara. Weigl riparte in contropiede, ancora dentro così per Angel Gomez, che sbaglia e ce ne fa fuori due. Attenzione, ancora loro, possono andare, possono avanzare. Ecco Kanté che porta palla, aveva creato la superiorità in occasione del gol di Eden Hazard all'andata. Da Hood, Sané. E poi dentro così per Harry Kane. Attenzione perché c'è Sadio che si vuole buttare dentro. Sadio velocissimo, taglia dietro, la palla per lui. Ancora Sadio, è in area, serie di finte. Sadio se la va a riprendere, è ancora buona. Sadio, Sadio, sempre Sadio. Non riesce a saltarlo. Chiede l'1-2 per andare dentro, anche il Gomez glielo vuole dare. Bellissimo, eccolo qua, Sané. Sul secondo palo c'è Harry Kane, gliela diamo. Courtois che esce pericolosissimo sempre. Weigl, largo così da Daoud. Daoud che si allarga, viene messo giù. Ma non c'è fallo. Può ripartire il Chelsea in avanti con Diego Costa che allarga tutto su Willian. Attenzione perché Willian è un pericoloso cliente, ma riusciamo assolutamente a contenerlo. Verticalizzazione, cercare Harry Kane, eccolo qua, ancora dentro per Angel Gomez che chiede l'1-2. Eccolo qua, Leroy Sané, dentro per Angel Gomez con la sua velocità, ma non ci riusciamo ad andare perché la difesa del Chelsea ci legge bene. C'è la mano di Conte e si vede, mi piace pensare queste cose. Ancora noi con Angel Gomez, riusciamo in qualche modo a deluderlo. David Luiz si fa arpionare e poi Sadio ci prova da fuori, la palla che esce.
Diego Costa, porta palla, serve Hazard e poi ancora noi, possiamo giocarla bene, ma è il 45esimo, quindi delle due è meglio mantenere il possesso della palla, anche se un'occasione adesso non ci farebbe proprio schifo. Ancora Harry Kane, che porta palla, prova a tagliare dietro anche il Gomez, che ce la fa, resiste alla carica, ma Kanté è immenso, e questo vale un gol. 0-0 a fine primo tempo. Anche il Gomez vuole far girare, triangolazione, a liberare Sadio Mané, ancora dentro così, Harry Kane, c'è Mané che taglia dentro, cerchiamo di servirlo, eccolo qua Mané, prova il gol, con pallonetto, sperando che Courtois uscisse. Il tunnel, Hazard, ancora lui che porta la palla, Hazard prova il tiro, fortissimo, la palla che esce di un millimetro. Harry Kane ci deve arrivare più veloce di tutti, e poi dentro così per Sadio Mané, che può andare, è velocissimo, è una freccia, ancora Sadio, dentro così a porta vuota, la butta dentro l'eroe Sané, Sadio Mané per l'eroe Sané, con una grandissima azione, il manuale del calcio, mamma mia, l'abbiamo creata con la superiorità che spesso ci manca. E poi il gol più facile, il più bello, il più emozionante di tutti, eccolo qua, Sadio, veloce, resiste a questa spallata del numero 28, a Spiliquieta, e poi serve così, tranquillamente, Sané che può insaccare con il destro addirittura a porta vuota, e questo vale molto 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 importante, il primo per Sané in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund, ma soprattutto un gol che può farci valere 3 punti per il primo posto in classifica. Guerreiro con il tacco a cercare Sané, bellissima apertura, si appoggia dietro a Weigl e poi ancora dentro così di prima di Guerreiro, attenzione perché Sané può andare, è buono, gliela serve benissimo anche il Gomez, e poi ancora Sané, serve proprio anche il Gomez che gli aveva dato il pallone. Non ci sta il Chelsea, allora Marcos Alonso prova ad andare via sull'out, attenzione la mette dietro per William, ancora Marcos Alonso sul suo piede, il mancino, sappiamo che può crossare bene, ancora William, cerca il possesso palla, 1-2 che si concretizza, Bakayoko dentro, Diego Costa e Burke in calcio d'angolo. Mi voglio provare a coprire in qualche modo, quindi cerchiamo di fare dei cambi un po' conservativi, perché l'1-0 ci va benissimo, ma Diego Costa mi fa perdere qualche anno di vita su questa azione di calcio d'angolo, l'ha sbagliata. Ma è uscito di una ciglia. Anche il Gomez con un numero, non gliene frega più niente, anche se è il 90esimo, se è una delle ultime partite di un girone di Champions difficilissimo che stiamo vincendo con successo, lui fa i numeri, perché lui è tipo Ronaldinho, vive per queste cose. Ancora dentro quindi per Angel Gomez, Angel Gomez si vuole girare, lascia lì Bakayoko, ancora Angel Gomez, Bakayoko lo insegue perché non ci sta a far sfregare da un ragazzino. Aspiriqueta che porta palla e poi la sbaglia, allora noi riusciamo a ripartire bene, cerchiamo di guadagnare ancora una volta la superiorità numerica, ancora Angel Gomez che può fare magie, David Luiz non la trova più, anche il Gomez va ancora velocissimo e ancora lui, sempre lui mantiene il possesso, e però sbagliamo questa brutta giocata e adesso il Chelsea ha un 3-1, torniamo velocissimi e lo interrompiamo qua. All'indietro la teniamo noi, da Hood può crossarla, bellissima, con la testa a cercare anche il Gomez che la bellino, la butta dentro, c'è Munir che si accontenta della rimessa, la palla è sempre tra i piedi del nostro numero 23 e poi ancora con il tacco a cercare sempre il nostro tedesco, deve fare un miracolo Courtois per evitare il 2-0 al 90esimo. Antonio Conte applaude, ma hai perso, forse mi tocco così, attenzione perdiamo palla perché il nostro terzino si sbaglia e poi la recupera ancora una volta il man of the match, non so il marcatore ma anche l'uomo che ci sta credendo di più, sta facendo più possesso palla, è ancora lui che la prende anche da per terra, attenzione non dobbiamo fare arrivare il Chelsea alla nostra metà campo, dobbiamo cercare di interrompere assolutamente questa manovra, finisce qua 1-0, abbiamo vinto 3 punti importantissimi di squadra e di cuore. Certo è che adesso siamo primi in campionato sopra il Bayern Monaco e sarà difficilissimo recuperare anche 3 punti in questa partita perché abbiamo appena finito di giocare in settimana contro il Chelsea. Vabbè, ci proviamo a cambiare gli esterni magari. Sané non ne ha più, ma ha dato tutto, è stato il migliore di tutti nell'ultima partita. Munir, e proviamo a far giocare anche Garcia al posto di Mané. Ma no dai, Mané può farla, al massimo Garcia entra. Dai ragazzi, 3 punti oggi sono veramente molto molto importanti. Dopo quelli che abbiamo fatto con il Chelsea, possiamo andare avanti sia in campionato sia in Champions con la sesta inserita, neanche la quinta. Ingolstadt 04 FC è il nostro avversario di oggi. Burki a cercare Weigl che la mette giù molto molto bene, poi l'1-2 involontario, la palla arriva da Hood dentro così per il nostro centravanti che dà questa palla bellissima a Munir che è una seconda linea ma va veloce, però se poi mi sbaglia queste cose mi dà fastidio. Munir, una volta quando ti facevo giocare a centravanti facevi sempre gol, era però un altro FIFA, un'altra squadra, era la Samp, e poi ancora qui e ancora noi e segniamo il gol dell'1-0, mi sembra proprio il nostro capitano Mario Götze con il numero 10 sulle spalle
Sì, è proprio lui, ha segnato il capitano. Ancora una volta, si è riposato Masiello sopra Goste. È una scena che mai avrei pensato di vedere nella mia vita. Eppure succede anche questo nella carriera col Borussia Dortmund. Attenzione, bellissimo cross, bellissima, bellissimo stop e bellissima apertura sull'altro palo col portiere che stava uscendo. Una gran marcatura, un super Mario Goste che si riposa contro Antonio Conte e poi in campionato vuol fare il dispetto al suo ex Bayern Monaco. Cuore Borussia, Mario Goste. Cuore Borussia, però al Bayern c'era andato. Vabbè. Tagliafico la mette giù molto bene e poi dentro per Weigl. Facciamo amministrare bene questa manovra. La porta sa Dio. E poi serve Goste. Addirittura Weigl sull'esterno che si propone. Si vedono cani cagare violini in questa partita. E poi ancora dentro per Goste. Goste sempre con il pallonetto segna sempre. Mario Goste con il pallonetto segna sempre. È già il terzo in questa carriera. È già il secondo in questa partita. Super Mario con la fascia da capitano al braccio. Non si vuole più fermare. Ho rivitalizzato un giocatore che sembrava, non dico finito perché non è vero, ma quasi arrivato alla conclusione del suo ciclo ad alti livelli. Il PSG mi aveva offerto 50 milioni e gli ho rifiutati perché questo lo volevo utilizzare. Addirittura con il destro mette dentro questo pallone morbido e delicato. Uno spettacolo vedere quello là, si uccide sul secondo fallo, ma lasciala andare dentro. Fammi fare questo 2-0, va. Con il tacco bellissimo a servire Sané, anzi no, Mané, che adesso può andare e saltarli tutti. È troppo più veloce per questa difesa. Ancora Sadio, sempre Sadio in area, li salta tutti e poi Sadio prova la conclusione. Il portiere deve dirgli di no e sul secondo palo arrivava Daoud. Super Mario dalla bandierina, la dà dentro a Mané, ancora Mané, in possesso della palla Mané, sempre Mané, ancora Mané, vuole andare, Mané, prova a sterzare e poi in tre gliela riescono a rubare. 2-0 finale e finisce qua una partita, lo posso dire davvero adesso, perfetta sotto ogni punto di vista. 3 punti in Champions, 3 punti in Bundesliga. Ok, qua non hanno ancora giocato, quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo avanzare per una giornata. E davvero voglio aver allungato sul Bayern Monaco, voglio aver preso almeno 2 punti, non sarebbe assolutamente male. Andiamo a vedere, 26 con 11 partite giocate, anzi prima facciamo allenamento. E adesso finalmente possiamo incrociare le dita, vediamo, speriamo che non vadano a 29, speriamo anche perché abbiamo il Wolfsburg la prossima e sicuramente non è facile, non la giocano questa partita, quella del Bayern Monaco, non ci posso credere, il giocatore del mese è Harry Kane, per favore, aggiornate, dite qualcosa. Sì, addirittura hanno perso, io forse non me ne sono accorto perché continuavo a guardare i punti invece che le partite giocate. Ma il Bayern Monaco ha perso, siamo a più 4 dopo 12 giornate di campionato. È un sogno, veramente sono contentissimo, sono primo in Champions, sono primo in Bundesliga, modalità leggenda con questa squadra da sogno. Se non mi lasciate dei mi piace a manetta, proprio una valanga, non so che cosa devo fare, cioè più di così che cosa dovevo fare. Vi voglio bene, aiutatemi perché ve la state, cioè in tanti si stanno perdendo tutto questo, le visualizzazioni sono poche ma è una carriera strepitosa. Grazie a tutti quelli che in realtà invece mi stanno seguendo, soddisfazioni vere.